possiamo, questa mattina possiamo cominciare a parlare di quelli che sono gli impianti motori termici. Come abbiamo accennato in chiusura di lezione ieri pomeriggio. Chiaramente, quindi, abbiamo detto più volte, l'impianto motore termico è un sistema energetico che ha l'obiettivo precipuo di convertire l'energia di una fonte primaria in energia meccanica. Questo è il compito in assoluto dell'impianto motore termico. Dopodiché, come abbiamo altre volte detto, l'energia meccanica può essere utilizzata così com'è, se lo scopo è far muovere qualcosa, o a sua volta può essere trasferita a una macchina elettrica per appunto la produzione dell'energia elettrica. Okay. L'aggettivo termico, nella dizione impianto motore termico, l'aggettivo termico sta a sottolineare che questi impianti sovraintendono alla conversione termodinamica dell'energia termica in energia meccanica. Energia termica comunque prodotta. Abbiamo visto proprio ieri che, diciamo, ai fini dei principi di funzionamento di questi impianti non è rilevante distinguere la fonte da cui proviene questa energia termica. Abbiamo visto può essere una fonte solare, può essere una fonte geotermica. Però poi abbiamo visto anche, diciamo, l'incidenza percentuale di queste fonti nello scenario energetico mondiale, europeo e anche nazionale. E abbiamo visto come ancora ai nostri giorni, diciamo, la fonte primaria di energia che ci consente di ottenere quell'energia termica che il nostro impianto motore termico dovrà convertire in energia meccanica, dicevamo, la fonte primaria sostanzialmente è l'energia potenziale chimica dei combustibili. Ancora una volta, poi in dettaglio non ci interessa distinguere se questi combustibili sono di natura fossile, come accade chiaramente nella maggior parte dei casi ancora oggi, oppure sono derivati da biomasse, per esempio, e quindi hanno caratteristiche di rinnovabilità. Tutto bene. Prima di entrare proprio nel merito degli impianti motori termici, come accennavamo ieri, il primo impianto che iniziamo a discutere sarà
l'impianto motore della turbina a gas. Iniziamo, come dicevo, dall'ultimo che si è affermato sulla scena di questa categoria, e preferisco prenderlo come sarebbe equivalente, insomma, a cominciare dall'impianto con turbina a gas, con turbina a vapore o dai motori a combustione interna, ma ritengo che l'impianto con turbina a gas ci offra l'opportunità di discutere e di richiamare un po' di concetti di termodinamica di base e, insomma, anziché stare a introdurli così in maniera logica, preferisco appunto entrare rapidamente, diciamo tra breve, nel vivo dei nostri argomenti, utilizzando appunto le trasformazioni che si susseguono in questo tipo di impianto motore termico per, come base di partenza per discutere, sottolineare alcune importanti caratteristiche termodinamiche che diciamo incontreremo sempre nel prosieguo del nostro corso. Allora, tanto per cominciare, vi ricordo che se noi consideriamo un sistema chiuso che immaginiamo pieno di un certo fluido in condizioni fisiche iniziali di pressione e temperatura, se questo sistema è chiuso, voi sapete che può interagire con l'ambiente esterno soltanto secondo due modalità. Quindi, se non è attraversato da un flusso di massa di fluido, come fa a interagire con l'ambiente esterno? Cioè, io come faccio a modificare i parametri caratteristici del fluido racchiuso all'interno di questo sistema? Ho soltanto due possibilità, cioè o modalità di scambio di calore, quindi con questo sistema, e quindi immaginiamo per esempio di fornire dall'esterno una certa quantità di calore. Immaginiamo anche che questo calore non si disperda, cioè che queste pareti siano ad elevata resistenza termica e quindi possiamo considerarle adiabatiche, cosiddette, cioè che non consentono uno scambio di calore con l'ambiente circostante, e quindi il calore che io fornisco a questo sistema rimane in seno al fluido contenuto all'interno del sistema. Che cosa comporta questa? Perché dico che intervengo sulle caratteristiche del fluido, sui parametri termodinamici del fluido racchiuso all'interno di questo sistema? Perché basta, se io qui metto uno strumento che mi misura la pressione e un altro che mi misura la temperatura del fluido racchiuso all'interno di questo sistema, facciamo finta che ci sia un gas per il momento, uno qualunque, a piacere vostro, e in seguito alla somministrazione di questa quantità di calore, i miei strumenti mi faranno osservare che la pressione cambia da P con 1 a P con 2 e anche la temperatura cambia da P con 1 a P con 2. Quindi il livello energetico del fluido, che si può associare, caratterizzato appunto da questi due parametri termodinamici, livello energetico che
ricorderete, possiamo definire, possiamo dargli un nome, possiamo chiamare energia interna, no? Del fluido. Questo livello energetico, questa energia interna del fluido sarà mutata in seguito alla somministrazione del calore. Okay. L'altra esperienza che possiamo fare è che se noi consideriamo sempre il nostro sistema chiuso, dove però immaginiamo sempre che qui all'interno ci sia il nostro solito gas che si trova alla pressione di con 1 e alla temperatura. Ok, un altro modo per interagire noi dall'esterno, un altro modo per alterare queste caratteristiche termodinamiche, quindi il livello energetico del fluido contenuto all'interno del nostro sistema, è quello di scambiare appunto fra l'esterno, quindi quello che noi chiamiamo ambiente, il nostro sistema, energia in modalità lavoro. In che modo? Cioè, se io per esempio applico una forza F qua sopra, questa produce appunto una pressione, esercita una pressione P sul fluido, che dipenderà proprio dalla forza F che io sto esercitando, se A è la sezione retta di questo stantuffo. Okay. Questo provocherà uno spostamento, diciamo, elementare dello stantuffo, per cui seguito dell'applicazione di questa forza, lo spostamento del suo punto di applicazione corrisponde a quello che io chiamo lavoro che ho esercitato tramite questa forza, ok? Lavoro pari proprio alla forza F che si darà per questo spostamento. E quindi se faccio questo prodotto, la variazione del volume del fluido mi rappresenta, diciamo, mi dà un'idea in questo sistema dove non entra e non esce nulla, un sistema chiuso, mi dà un'idea della variazione di volume, mi dà un'idea del lavoro che io ho applicato a questo sistema, ho introdotto nel sistema, e ancora una volta se io vado a misurare pressione e temperatura, noterò che a seguito di questa somministrazione di energia meccanica che ha provocato questa variazione di volume nel fluido contenuto nel sistema, i miei strumenti mi faranno notare ancora una volta che la pressione P con 2 sarà cambiata rispetto a quella iniziale e altrettanto dicasi per la temperatura. E quindi analogamente possiamo concludere che il livello energetico del fluido cambia passando da un valore iniziale uguale 1 a un valore finale uguale 2. Naturalmente nessuno mi vieta di fare le due operazioni contemporaneamente, quindi se io somministro soltanto un valore in assenza di, come abbiamo detto prima, in assenza di dissipazioni,
possiamo dire che il calore che ho somministrato mi provoca una variazione dell'energia interna. Altrettanto in questo caso il lavoro che ho somministrato mi provoca una variazione dell'energia interna. In generale, quindi, se io contemporaneamente, per esempio, faccio spostare questo stantuffo, quindi fornisco lavoro al mio sistema e fornisco o sottraggo calore, quindi scambio, in generale scambio lavoro e calore con il mio sistema, i discorsi che abbiamo fatto finora ci portano a dire che tutto il calore che io ho scambiato, quindi che intendo per delta F, appunto scambiato, perché nel caso più generale può essere calore che io ho fornito, calore che io ho sottratto, entrambe le cose, per esempio ne fornisco 100, ne sottraggo 50, ok? Quindi è la variazione della quantità di energia termica che io ho fornito al sistema. Considero la variazione di energia meccanica che ha interessato il sistema, parimenti al discorso del calore, può essere quantità di lavoro che dall'esterno io sto fornendo al sistema o può essere energia meccanica che io sto ricavando dal sistema verso l'ambiente, ok? Quindi in generale una variazione di lavoro. La differenza di tutti questi termini coincide esattamente con la variazione del livello energetico del fluido contenuto all'interno del mio sistema. Ok? Vi ricordate, no? Tutte queste cose ci servono, giusto, insomma, impieghiamo pochi minuti per entrare gradualmente nel merito del nostro argomento. Ok? Dopodiché, se noi facciamo una considerazione genericamente energia, insomma, per il momento mettiamo in funzione di una generica variabile di controllo, grandezza di controllo, non stiamo per il momento, non precisiamo quale è questa grandezza che lo state immaginando, ma non ci interessa. Facciamo un passo avanti. Se noi abbiamo appunto un fluido, come sempre, in condizioni energetiche iniziali, cioè quelle sostanzialmente a cui è disponibile senza nessun intervento da parte nostra, quindi un liquido, un gas in condizioni ambienti. Ok? E quindi questo è il punto iniziale del nostro. Se, seguendo un po' quella falsariga che abbiamo visto prima, noi per esempio cominciamo con l'innalzare il livello energetico di questo fluido tramite una somministrazione di energia meccanica, per esempio, che vi traccio in questa maniera volutamente casuale, non è un caso che faccio questo scarabocchio, proprio a sottolineare che una trasformazione che in questo momento non vogliamo precisare è una trasformazione che semplicemente tramite appunto una somministrazione di una certa quantità di energia meccanica al fluido contenuto nel mio sistema me ne innalza il livello energetico dal valore E con 1 iniziale a un valore E con 2. Dopodiché
immaginiamo ancora, dopo che abbiamo somministrato energia meccanica, immaginiamo di somministrare anche energia termica, che come abbiamo detto prima, a seguito di questa nuova somministrazione di energia, il livello energetico raggiunto dal mio fluido salirà ancora al livello del punto 3. Se a questo punto invertiamo la rotta, nel senso che smettiamo di somministrare dall'esterno energia al fluido, facciamo qualche altra cosa, cioè chiediamo al fluido di restituire, nella misura e nei modi di cui parleremo a lungo più avanti, di restituire all'esterno una parte dell'energia che ha acquistato passando dal livello Econ 1 al livello Econ 3. Quindi immaginiamo che il fluido possa effettuare a questo punto una trasformazione, sempre genericamente indicata con quest'altro scarabocchio, che ne abbassi il livello. Ne abbassa necessariamente, perché se noi otteniamo, appunto, noi all'esterno, noi sottinteso come soggetto figurato dell'ambiente esterno rispetto al sistema, quest'ambiente vede ricevere una certa quantità di energia meccanica sotto forma lavoro, chiamiamolo L con 2, è chiaro che questo lavoro da qualche parte è venuto fuori se l'ambiente, se il sistema mette a disposizione questa quantità di energia meccanica, evidentemente sta spendendo una parte del proprio patrimonio energetico, e quindi, diciamo, il suo livello energetico, che aveva raggiunto un massimo nel punto 3, evidentemente comincia ad abbassarsi nel momento in cui dall'esterno a questo sistema si comincia a ricevere qualcosa in termini di energia meccanica, per esempio. Dopodiché, come vedete, se facciamo la simmetricamente proseguiamo il nostro percorso, per esempio raffreddando questo fluido, cioè sottraendo, qui abbiamo sottratto energia meccanica, a questo punto sottraiamo anche energia termica, ok? Possiamo riportare il fluido contenuto nel nostro sistema al livello energetico iniziale. Ok? Quindi, a seguito di questa serie di trasformazioni, il fluido ritorna al livello energetico iniziale. Quindi questo vuol dire che se nel punto 1, prima di iniziare queste trasformazioni, il fluido aveva una, per esempio, adoperiamo l'espressione che abbiamo descritto prima, dei sistemi chiusi, per comodità possiamo usarla, il concetto è applicabile anche ai sistemi aperti, ma in questo caso va bene così. E quindi, se aveva nel punto 1 il livello energetico contraddistinto dal valore dell'energia interna U con 1, alla fine di queste trasformazioni ritorna
ritorna di nuovo al valore iniziale, e quindi questo significa che non c'è variazione dell'energia interna alla fine di queste quattro trasformazioni, e quindi possiamo concludere che tutte le variazioni dell'energia termica che abbiamo scambiato con l'esterno, dall'esterno, fra ambiente esterno e sistema, e ambiente esterno e sistema, coincidono con le variazioni del lavoro scambiato fra sistema ed ambiente. Chiaramente non l'ho detto esplicitamente, ma in tutto questo discorso abbiamo sottinteso tacitamente che non ci sono dissipazioni, che appunto se io somministro energia meccanica, ad esempio, al fluido, somministro x unità di energia meccanica al fluido, queste x unità me le ritrovo come incremento dell'energia del fluido che passa dal valore E con 1 al valore E con 2. Okay? Non ci sono dispersioni. X ne fornisco, X me ne trovo in seno al fluido, non X meno qualcosa. Delle perdite di natura termodinamica parleremo più avanti. Ok? Questo è, diciamo, un po' il principio che tutti gli impianti e motori termici utilizzano. Possiamo appunto esplicitarlo, quindi diciamo che se noi abbiamo detto che forniamo, per cui sarebbe proprio la variazione fra questo calore che abbiamo introdotto e quello che abbiamo restituito all'ambiente, e quindi diciamo Q con 1 meno Q con 2 è uguale alla variazione fra lavoro che estraiamo dal nostro sistema e quello che abbiamo introdotto. Per una questione di simbologia, insomma, l'importante è che ci mettiamo d'accordo sui concetti. Come simbologia cerco di adoperare quella che è più diffusa, che è più familiare, così come quando andate a ripetere, a guardare le cose sui libri, vi possiate ritrovare facilmente. Okay. In generale, diciamo, la differenza fra il lavoro ceduto all'esterno, quello somministrato al mio sistema, si chiama lavoro utile oppure netto, può essere indicato con il simbolo L con 1 appunto per dire lavoro utile, o semplicemente L per comodità, dove per L appunto si intende un sistema dove genericamente io ho sia una introduzione di energia meccanica nel mio sistema, sia la produzione intendo dire la cessione all'esterno di energia meccanica, e dicevo, generalmente la differenza fra questi due termini indica appunto il lavoro netto che questo sistema è riuscito a produrre. Vi ricordo che questa è la missione dell'impianto motore termico. La solita scatola, per il momento, e ancora per un po' di tempo adopereremo come simbolo del nostro sistema, è proprio sta a
simboleggiare proprio questo tipo di discorso, ovvero se nell'impianto motore termico noi forniamo una certa quantità di energia termica comunque ottenuta, lo scopo dell'impianto è avere un valore di L del lavoro dell'energia meccanica evidentemente maggiore di zero e quindi un L con 2 maggiore di L. Sappiamo che per ottenere questo dobbiamo in generale anche fornire una quantità di energia meccanica al sistema e quindi quello che viene fuori sarà il netto fra quello che ricaviamo in uscita rispetto a quello che spendiamo, che forniamo come energia in ingresso al nostro sistema. Okay? In dettaglio però poi sappiamo appunto anche che perché è importante questa relazione, un po' l'avevamo accennato, è arrivato il momento di vedere con maggiore attenzione questa questo tipo di concetto, ovvero il primo principio della termodinamica. Siamo partiti da dei due disegnini, appunto C, somministro calore, lavoro, sottraggo calore, eccetera. Appunto il primo principio con Joule si accorse che appunto che quello che dicevamo prima con il disegnino degli strumenti del manometro e del termometro, si accorse che diciamo, calore e lavoro erano forme di energia che producono sul sistema effetti che analoghi, cioè la variazione del livello energetico del fluido contenuto nel sistema. E quindi ne ha stabilito anche una equivalenza metrologica che sta scritta qui oppure qui, come la vogliamo vedere, nel senso che proprio anche numericamente Joule scoprì che l'effetto sul contenuto energetico del fluido era lo stesso sia se per esempio io somministravo all'epoca l'unità di misura del calore era la caloria, quindi se somministravo una caloria al fluido provocava una variazione della sua energia interna pari a quella che si ottiene se anziché somministrare calore somministravo lavoro, ok? In particolare per una caloria si otteneva lo stesso effetto se venivano somministrati 4.187 unità di lavoro espresse per quei tempi in una nuova unità di misura che, come ben sapete, ha preso poi il suo nome. Cioè 4.187 Joule provocano la stessa variazione di energia di una caloria. Ok? E quindi diciamo il risultato è che quindi scambiando calore con fra ambiente e sistema e riportandolo al valore iniziale del suo livello energetico è possibile ottenere come risultato di questi scambi è possibile ottenere energia meccanica.
e quindi questo appunto dà vita a ai principi in base per i quali si costruiscono gli impianti motori termici. Questo primo principio però non spiega, cioè, come mai, da quello che sta scritto qua, questo sembrerebbe che, cioè, ma io perché devo restituire all'ambiente Q2? Se il mio obiettivo, il mio scopo per il quale costruisco questo sistema è ottenere questo output, questa produzione di energia meccanica, se io convertissi e non cedessi più, non sottraessi più questa quantità di calore, cioè se io facessi una ipotetica trasformazione che dal punto 3 mi fa ricavare ipoteticamente lavoro e mi riporta allo stato iniziale, il livello energetico del fluido, evidentemente io massimizzerei il risultato ottenuto dal mio sistema. Il primo principio, come sapete, non nega questa possibilità, però purtroppo di fatto, come ricordate, no, è ormai da parecchi anni è accertato che questo non è possibile, cioè non esiste nessun sistema che possa ciclicamente produrre lavoro scambiando calore con l'ambiente senza restituire all'ambiente stesso una parte dell'energia termica che è stata fornita al sistema. Okay. Ci si può sforzare, e vedremo come, affinché Q2 sia quanto più piccolo possibile, ma certamente non potrà essere pari a zero. Okay. Chiaramente da tutto questo scaturisce a questo punto un concetto importante per giudicare la qualità di questa trasformazione energetica, cioè della conversione dell'energia termica in energia meccanica, perché appunto se, in base a questo discorso che abbiamo appena finito di fare, è chiaro che se il nostro risultato, l'output che otteniamo dal nostro sistema è il lavoro utile, il lavoro netto, l'energia meccanica che al netto delle spese, okay, rimane disponibile per un certo utilizzo di questa energia meccanica, è chiaro che un importante parametro di giudizio della prestazione di questo impianto è, al di là di dire quanto è grande L, che anche quello è un parametro prestazionale, ci saranno impianti che producono L più piccolo, più grande e via dicendo, e quello va, ma di maggior interesse
è il rapporto fra questo che noi otteniamo, che cosa abbiamo dovuto spendere per ottenere questo risultato? Abbiamo dovuto spendere l'energia termica comune, che come ben sapete, diciamo, il rapporto fra queste due quantità è il rendimento della conversione termodinamica, in generale, della conversione quindi termodinamica, quindi quello che si ottiene alla fine di queste trasformazioni. Un po' alla volta vedremo che con questo termine rendimento nel nostro lessico disciplinare c'è un po' di confusione, cioè questa parola rendimento l'abbiamo introdotta oggi, me la sentirete ripetere anche l'ultima lezione che faremo a fine maggio, ok? Incontreremo un numero elevato di parametri che chiameremo rendimento, rendimento di qualcosa, quindi andremo a specificare meglio, però adoperando sempre questo termine di base. Vedremo poi con calma che secondo me sarebbe meglio inventare qualche altra definizione, lasciando al termine rendimento proprio il significato originario, cioè il rapporto sostanzialmente fra quello che si ottiene come risultato utile finale di una serie di trasformazioni rispetto alla quantità di energia che è stata messa in gioco, che è stata fornita al sistema per raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo, ecco, questa è la vera definizione di rendimento. Quindi non stiamo a vedere come faremo chiaramente dettagliatamente più in là, se queste singole trasformazioni avvengono con situazioni più o meno grandi, ma con questo termine stiamo ad indicare come alla fine di tutte le trasformazioni, quindi diciamo alla fine di questa serie di trasformazioni, come sapete possiamo pure cominciare a chiamarle col loro nome, ciclo, ok? Quindi questo che abbiamo scritto è il rendimento di un ciclo termodinamico, che in base a quello che abbiamo scritto qui possiamo scrivere anche così, okay. Dove ancora una volta, come in qualunque modo lo andiamo a scrivere, notiamo quello che stavamo dicendo, questo concetto semplice ma molto importante che, a cui facevamo cenno poco fa, che accertato che Q con 2 sarà sempre maggiore di 0, vediamo appunto come questo rendimento sarà sempre così definito, sarà sempre minore dell'unità, e questo è la prima cosa abbastanza scontata. Però l'altro discorso è che si vede bene come questo rendimento cresca, diciamo in termini matematici diremmo tende a 1, a tendere a 0 di Q con 2, cioè Q con 2 sappiamo che non può essere 0, ma vediamo che minimizzando Q con 2 si massimizza il rendimento del nostro ciclo. Ok? Allora, prima di aggiungere qualche altra cosa a livello sempre come considerazioni teoriche, facciamo subito un
piccola apertura verso un discorso un po' più applicativo. Su questa semplicissima relazione. Allora, dicevamo prima, Q con 1, da dove viene fuori? Abbiamo detto, viene fuori utilizzando una fonte di energia primaria, quindi quello che la natura ci mette a disposizione, e abbiamo detto ieri, l'abbiamo ripetuto a inizio lezione, se cominciamo a fissare l'attenzione su quello che a livello industriale è ancora il processo più utilizzato, abbiamo detto anche prima, l'energia primaria che andiamo a utilizzare è diciamo, nella stragrande maggioranza dei casi, ricordate quella tabellina che abbiamo visto ieri, in questi impianti motori termici, insomma, l'energia che andiamo a introdurre, da dove la prendiamo? Abbiamo visto nella stragrande maggioranza dei casi, la ricaviamo dall'energia potenziale chimica dei combustibili. Se questa energia potenziale chimica la indichiamo con il simbolo H, per il momento limitiamoci a questo generico simbolo, poi avremo modo e tempo di definirlo un po' meglio. Diciamo, questa è l'energia potenziale chimica per unità di massa di un combustibile. Quindi se ci vogliamo mettere, per precisione, mettiamoci anche delle unità di misura, per esempio nel sistema internazionale potremmo esprimerla in kilojoule per chilogrammo, sì. Okay. Quindi l'energia primaria che un combustibile mette a disposizione è evidentemente quindi tutta l'energia primaria messa a disposizione da una certa quantità di fluido sarà il prodotto della massa di questo combustibile che noi utilizziamo per la sua energia potenziale chimica specifica, cioè quella di una unità di massa, e quindi diciamo per chilogrammi verranno fuori i chilogrammi, d'accordo? Se ancora una volta trascuriamo delle perdite, questa è appunto, vi ricordo, potenziale abbiamo chiamato, una caratteristica del combustibile. Ogni combustibile, se voi prendete il carbone, trovate un certo valore di H, se prendete la benzina trovate un altro H, il metano un altro, è una caratteristica intrinseca del combustibile, dipende proprio dalla sua struttura chimica, ok? Come è fatto, e a ogni combustibile è associabile questa energia potenziale, poi si chiamerà anche in altri modi, si può chiamare delta H di formazione, forse vi è familiare questo termine, e ingegneristicamente, come vedremo, ma non è il momento adesso, lo faremo fra qualche giorno, ingegneristicamente i combustibili questa quantità, la stessa che abbiamo appena definito, questa energia potenziale chimica del combustibile viene a livello ingegneristico viene comunemente chiamato potere calorifico del combustibile. Si parlerà, vedremo, il potere calorifico inferiore, potere calorifico superiore, concettualmente è quello che abbiamo detto adesso, poi chiariremo perché è stato introdotto quest'altro termine, da dove viene fuori e come viene. Però stiamo parlando di questo. E questo significa appunto
ci riferiamo a questa caratteristica intrinseca di questi combustibili che vi ricordo è ancora energia potenziale. Cioè, immaginate quindi l'esempio che vi ho fatto il primo giorno, immaginate una tanica che contiene M con C kg di un certo combustibile, quel certo combustibile è caratterizzato da un'energia potenziale chimica di H kJ a kg, quindi nella tanica che voi riportate dietro, per esempio dopo averla riempita di combustibile, avete una energia potenziale chimica di quel combustibile pari ad E. Okay? È potenziale perché diventerà energia termica se sottoponete a una reazione di ossidazione quel combustibile. E sempre trascurando in questo momento, trascurando assolutamente qualsiasi tipo di perdita durante questo processo di combustione, questa energia potenziale chimica va a coincidere con l'energia termica che appunto si ottiene a seguito di questo processo di combustione. E questo rappresenta nel nostro caso particolare di cui stiamo parlando, rappresenta il nostro input di energia al nostro sistema. In questo caso, perché sto facendo questo esempio? Perché quindi praticamente il nostro rendimento puramente termodinamico, a questo punto lo possiamo scrivere così, ok? Che significa queste ancora una volta semplicissime relazioni, così da subito ho voluto fare questo piccolo esempio per sottolineare quello che sarà poi, per farvi subito capire, secondo me è bene quando uno studia una cosa, al di là dei singoli passi con i quali uno apprende tante cose, è bene che abbia davanti anche così il traguardo al quale si vuole arrivare. Vedremo che in tutte le cose che diremo, in tutti gli impianti motori, in tutti i dettagli che andremo a studiare, avremo sempre questo filo conduttore di come, diciamo, il sia importante convertire al meglio l'energia termica in energia meccanica. Questa semplicissima relazione, per esempio, ci dice una cosa concettualmente molto importante. Vi ricordate ieri, vi avevo detto, il progettista termico, quindi termico, non quello che progetta la struttura con la quale viene realizzato il sistema energetico. Il progettista termico di un sistema energetico vede il numeratore di questa mia espressione come un dato di progetto dal quale non può spostarsi, cioè L, l'energia meccanica o la potenza meccanica. Per il momento stiamo parlando di energia, poi faremo il passo, insomma, la differenza tra energia e potenza. Ovviamente continuiamo a parlare di energia. L'energia meccanica che deve produrre il
l'impianto che andiamo a progettare e poi a realizzare non può essere un risultato a caso del tipo introduciamo Q1, facciamo l'impianto, cioè vediamo che cosa viene fuori in termini di L, che non si ragiona così, ma assolutamente all'inverso, noi vogliamo L pari a tanti kilojoule assegnati, ok? Vediamo come dobbiamo fare il nostro sistema affinché, diciamo, introducendo Q1 si ottenga esattamente quel valore di L. Chiaramente, come cerchiamo di arrivare a dire, l'obiettivo è anche, quando dico vediamo come dobbiamo fare, vediamo come dobbiamo fare per ottenere quel desiderato valore di L con la minima spesa in termini di energia primaria. Appunto, se questa energia primaria, come nell'esempio che abbiamo fatto un attimo fa, è rappresentata dall'energia potenziale chimica di un combustibile, vedete bene che una volta che io ho scelto il tipo di combustibile, H per me è una costante, cioè che combustibile ho a disposizione, metano, benzina, gasolio, carbone, idrogeno, quello che sia, ok? Io quale combustibile ho a disposizione? Il combustibile, un certo combustibile, H per me è diventato un dato di fatto, non è una variabile sulla quale possiamo intervenire. Dato il combustibile, quello è H e quello è, non ci posso fare niente, non è che posso migliorarlo, peggiorarlo o L è il mio obiettivo, è il mio dato di progetto, devo raggiungerlo. Quindi vedete che assegnato questo obiettivo, questo è, non è che ci voleva tanto, però diciamo sono le prime volte, cominciamo a ragionare su questo aspetto, appunto, che viene fuori da una relazione molto semplice, però tutto è semplice, basta però pensarci e fare le giuste riflessioni su alcuni concetti, piuttosto che esprimere con formule più o meno complicate. Dicevamo quindi che quello stesso risultato L io lo posso ottenere consumando quantità massa di combustibile inversamente proporzionali al rendimento del nostro impianto. Sempre per rimanere, per fare questa piccola intrusione nel campo pratico, esistono, cominciamo a mettere due numeri, esistono tranquillamente impianti motori termici con rendimento ETA del 20%, cioè ETA 0,2, e ne esistono ETA 0,4, 0,5, il top è intorno a 0,56, 0,57, poco meno di 0,6. Solo che prendiamo come esempio soltanto questi due impianti, vedete bene che cosa significa avere un impianto con rendimento 20% o 40%. Significa che, ancora una volta, fissato L, entrambi gli impianti produrranno la stessa quantità di energia meccanica, ok? Ma uno avrà consumato M, se il rendimento è 0,4, l'altro impianto, il cui rendimento è 0,2, mi fa ottenere la stessa quantità di energia meccanica, ma avrà consumato il doppio della massa di combustibile che stiamo utilizzando. Ok? Ecco perché, diciamo, c'è tanta attenzione, sempre rimanendo sul piano pratico, poi avremo modo e tempo per approfondire questi concetti, ma vi posso assicurare che per un punto percentuale sul valore del rendimento, i vari costruttori di sistemi energetici, quali essi siano,
praticamente fanno una gara tra di loro spietata per poter passare non da 0,2 a 0,4, ma per esempio da 0,39 a 0,40 o a 0,41. Investono grosse cifre per ottenere questi risultati, soprattutto per quanto riguarda gli impianti di grossa taglia. È chiaro che questa relazione è vera sempre, qualunque siano i numeri che noi andiamo a mettere qua dentro, appunto il valore percentuale che io ottengo qui è sempre lo stesso, sia se L vale 20 e Q vale 100, sia se L vale 200 e Q vale 1000 e via discorrendo. Però attenzione ragazzi, questa è una cosa molto semplice, però bisogna farci attenzione, le percentuali, cominciamo a dirlo da subito, sono i valori percentuali come quelli che esprimono chiaramente i rendimenti di cui andremo ad occuparci, sono delle grandezze molto comode, molto pratiche, proprio perché permettono di generalizzare il problema. Però ci sono anche dei casi in cui è necessario fare anche riferimento ai valori assoluti. Che cosa voglio dire? L'esempio che dicevo prima, se l'impianto è un impianto di piccola taglia, quindi dove L è un numero piccolo, di conseguenza io per ottenere questo L piccolo, che è stato un certo valore di L e di H, avrò bruciato una piccola in proporzione, una piccola quantità di combustibile. Migliorare il rendimento per ridurre la quantità di combustibile che io consumo, sì, può essere utile, può essere valido, ma diciamo, potrebbe non valere la pena fare grossi investimenti per ottenere, come dicevamo prima, anche il dimezzamento della quantità di combustibile che io ho consumato, se per esempio stiamo parlando di piccole quantità. Insomma, se questo sistema è di una potenza modesta, per cui io diciamo consumo 10 kg di combustibile con un certo impianto, un impianto con rendimento doppio, abbiamo detto, mi consente di ottenere lo stesso risultato consumando 5 kg di combustibile. Ok, rendimento doppio significa che l'impianto è più sofisticato, insomma, evidentemente avrà qualche caratteristica tale da consentire questa performance. Quindi sarà un impianto più costoso. Il discorso è: vale la pena realizzare un impianto più costoso per risparmiare 5 kg di combustibile? Lo stesso discorso provate a farlo invece su un impianto di grande taglia, dove per produrre megawattora di energia meccanica o energia elettrica consumiamo tonnellate di combustibile, le percentuali sono sempre le stesse, però risparmiare alcune tonnellate di combustibile migliorando il rendimento è diverso da risparmiare qualche chilogrammo di combustibile. Quindi se l'impianto è di grossa taglia, chiaramente forse in quel caso vale la pena di investire sui costi iniziali dell'impianto per ottenere valori del rendimento più elevati che consentano quindi di ridurre il consumo dell'energia primaria che stiamo consumando nel nostro ok? Chiaro? Okay.
insomma, appunto il costo di quando voi comprate una cosa e avete trovato uno sconto, eccetera. Se dovete comprare una penna che costa un euro e vi fanno uno sconto del 10%, poi quella penna la pagate 90 centesimi, va bene, grazie, però magari il negozio che vi fa questo sconto sta lontano, per cui solo per arrivarci dovete comprare un biglietto di un autobus, di un treno, o dovete consumare un po' di benzina per raggiungere quel negozio. Se invece di una penna dovete comprare un'automobile che costa 20.000 euro e vi fanno uno sconto del 10%, sempre il 10% non è che è cambiato, soltanto che 10% di 20.000 euro sono 2.000 euro. E quindi probabilmente se dovete prendere un autobus e pagare il biglietto, forse questa volta vale la pena fare il biglietto, spendere i soldi per il biglietto dell'autobus e andare a farvi fare lo sconto di 2.000 euro. Sempre il 10%, sia sulla penna sia sull'automobile, però diciamo ogni tanto bisogna anche saper passare dai valori percentuali ai valori assoluti. Ok, tutto chiaro? A posto? Qualche dubbio? Perplessità? Curiosità? Ok, vabbè, ci fermiamo qualche minuto.